Ok! Ciao a tutti, io sono Roxy e in questo secondo video sul mio fantastico road trip, però questo è un pre-road trip, vi voglio spiegare come sono riuscita ad organizzare questo viaggio facendolo diventare super economico, cioè ho tagliato fondi a destra e a manca e questo secondo me è il metodo più cheap, più economico per fare un viaggio in macchina sulla costa ovest degli Stati Uniti. Ed ora iniziamo. Quindi oggi vi voglio parlare sia delle applicazioni, pagine eccetera eccetera, ma anche vi voglio far vedere le cose che mi vado a portare per filmare eccetera eccetera, perché non vi ho mai fatto vedere le cose che mi porto. Però iniziamo da come ho pianificato questa cosa. Allora, se volete fare un viaggio in macchina, la prima cosa che vi serve è noleggiare una macchina. Io ho chiesto a destra e a manca a tutte queste agenzie di noleggio eccetera eccetera, e la cosa che mi è andata a costare di meno di tutti è stato utilizzare un'applicazione che si chiama Turo. Questa applicazione praticamente è un'applicazione che permette ai privati che magari hanno due o tre macchine di noleggiare, prestare delle macchine per le persone che vogliono viaggiare, e vi costa molto meno che noleggiarle in una di queste agenzie. C'è una lista di macchine a disposizione, potete scegliere il prezzo al giorno che vi conviene, che è il vostro budget, potete scegliere il tipo di macchina, quanti chilometri volete fare al giorno eccetera eccetera, e io sono riuscita a trovare una macchina che mi andrà a costare $14 al giorno. Non ci sono extra, come si dice, tasse o assicurazioni a sorpresa. Costa $14 al giorno con chilometri illimitati per il giorno. Mi serviva una cosa del genere perché appunto faccio un viaggio molto lungo. E poi aggiungete l'assicurazione, ci sono due tipi di assicurazione, ho scelto quella base e mi è costata solo tipo $10 in più, finito. E quindi è stato super conveniente, grazie al cielo ho trovato questa applicazione. Dopodiché dovete pianificare proprio il vostro viaggio. Io ho utilizzato Google Maps. Io non sapevo che su Google Maps potete proprio creare un itinerario di viaggio e fare varie cartelle, quindi potete metterci appunto le fermate principali, poi aggiungete, che ne so, gli stop per fare benzina, poi aggiungete dei ristoranti che volete provare, poi aggiungete un'altra cartella con le attrazioni che volete visitare, e dopodiché appunto avete proprio un itinerario, tutte nella mappa, con tutte queste cose le potete, potete dare a ciascuna cartella un colore diverso, quindi poi i pin hanno tutti i colori diversi. Super carina questa cosa, non la so fare, l'ha fatta il mio amico David, vi metterò un tutorial su come l'ha fatto, una spiegazione da qualche parte. Intorno a voi, tutti i ristoranti vegetariani intorno a voi, e anche i ristoranti che hanno un po' di tutto, anche prodotti non vegani, però che hanno opzioni vegane. Quindi se siete con un gruppo di amici che ci sanno io, quelli vegani, quelli vegetariani, quelli pescetariani, quelli onnivori eccetera eccetera, potete scegliere un ristorante che ha tutte
tutte le opzioni e quindi io amo quell'applicazione e funziona anche come pagina web, diciamo. Una volta che avete la macchina, che avete fatto il vostro itinerario, che avete progettato tutte queste cose, vi serve un posto per dormire. Allora, se avete degli amici in le varie località dove andate, chiedete a loro, amici, familiari, eccetera, eccetera. Io andrò a dormire da 2/3 persone. E poi i giorni invece che state a buffo in giro, camping, ragazzi, una bella tenda. I campeggi qua in America ne ho visti vari e costano intorno al $20 a notte, 20-25, che diviso appunto in 3, in 4, in 5 persone vi costa niente. È un'avventura, vi serve solo la tenda, i sacchi a pelo e vi divertite. E poi un'altra applicazione che vi serve assolutamente è Spotify, con cui potete fare le playlist che potete ascoltare in macchina. E poi vi consiglio anche di creare delle liste con delle, con dei giochi che potete fare in macchina, fare delle domande, eccetera, eccetera. Magari di questo ne parlerò appunto in uno degli episodi. Negli episodi le vedrete i giochi che facciamo, quindi non vi preoccupate di questa cosa. Però intanto vi dico, fatevi una listina. Per le applicazioni e l'organizzazione mi pare tutto qui. Adesso vi parlo delle cose elettroniche che mi porto in questo viaggio. Allora, ovviamente questo viaggio io voglio filmare, eccetera, eccetera, quindi molte cose le filmerò con il mio telefono. Io ho un iPhone 7 Plus, vi consiglio questi cosi, i pop socket sono la salvezza per tenere il telefono. E poi io mi sono appiccicata il telecomandino Bluetooth che funziona sia per la telecamera che per il telefono, qua, perché sennò io me lo perdo. Dopodiché assolutamente mi porterò il Gorilla Tripod, che è questo tipo di tripod di treppiede che lo potete attaccare a qualunque cosa. Questo va bene anche per la telecamera perché è proprio quello originale che regge qualsiasi tipo di peso. E io, e sopra ci potete attaccare o direttamente la telecamera, oppure io ho questo pupazzetto che serve per attaccarci il telefono. E ho anche la versione mignon, però questa versione funziona a malapena per il telefono perché è troppo leggera, diciamo. Comunque vi lascio tutte queste cose nella descrizione, il link di Amazon, perché tutte queste cose le trovate su Amazon. Dopodiché mi porto la mia telecamera con cui sto filmando, che è una T3i, che però mi sa che non fanno più. I miei amici hanno la T5i, che è la 70D o la 80D in Europa, e quelle telecamere sono veramente bellissime. Io spero presto di poter passare a quel tipo di telecamera perché hanno un autofocus, una messa a fuoco automatica che è bellissima, mentre questa telecamera non ce l'ha, non funziona bene. Ma ricordatevi che la cosa più importante di questo tipo di telecamere non è la telecamera in sé o, o questo tipo di funzioni, ma sono le lenti, perché le lenti fanno la telecamera. Infatti sono le cose che costano di più. Quella la lente che sto utilizzando è una 24 mm, io la amo, alcuni la chiamano la pancake lens. Mi brucia occhio. Da quando ho preso questa lente uso solo questa. Questa è una lente fissa, quindi non potete zoomare dentro e fuori, è quello che è. Con prima io utilizzavo questa qua, che invece è una lente che potete zoomare, ed è una 18-55. Questa va bene per molte situazioni, è molto utile, diciamo, soprattutto all'inizio. Dopodiché ho la famosissima 50 mm, che io non uso mai. Non uso quasi mai, perché quando la attaccate in una telecamera come la Canon T3i, eccetera, eccetera, praticamente quello che succede è che siete super zoomati e dovete stare lontanissimi dalla telecamera, quindi non è comoda, ok? Però per fare le foto fa un effetto bellissimo di sfocato dietro, quindi molta gente la utilizza e bla bla bla. Dopodiché mi porterò il selfie stick. Alla fine questo l'ho comprato e c'è, tocca usarlo, quindi me lo porto nei viaggi ma non lo uso mai. E che altro? E poi per fare le foto il mio nuovo amore, che è questa lente per il telefono, che è una wide angle lens, e la amo. Vi faccio vedere come si vede in un secondo. Io ho questa cosetta USB che c'ha praticamente tutti i telefoni esistenti,
Poi vi porterò ovviamente il caricabatterie del cellulare. Così portatevi tante di queste presine. Io ce n'ho due. Così, perché così se posso caricare più cose allo stesso tempo. Ricordatevi le batterie esterne. Io ce n'ho due o tre, mi sa che ce n'è un'altra. Vi porterò sicuramente queste cuffie che sono antisuono, diciamo. Me l'hanno regalati quelli di Famebit e le amo queste qua. E poi mi porterò sicuramente anche degli speakers e il caricabatterie della telecamera, il treppiedi normale della telecamera. Non mi porto nessuna luce e mi porterò sicuramente anche il portatile, il computer portatile e il caricatore del computer portatile. E basta. Forse un quadernino e una penna. Oddio ragazzi, ho comprato queste penne che mi ricordano la mia infanzia, queste che hanno i diversi colori. Ho comprato questa che ha dei colori normali tipo nero, blu, rosso, eccetera, e questa qua con i colori pastello. Sono fomentata. E poi ho comprato pure questa cosa che non ha senso. Però ho pensato che se stiamo in giro e facciamo dei giochi con i miei amici, questo potrebbe essere utile, che ne pensate? Ah no, e poi mi porto pure... Vabbè, questo non è proprio elettronico, questo è per la macchina. È quella ventosa che poi voi l'attaccate al vetro e poi ci attaccate questo e poi ci attaccate pure il telefono. E tutto qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se mi sto dimenticando qualcosa di molto importante. La prossima volta che ci vediamo qua su questo canale sarà il primo giorno del mio viaggio. Sono super emozionata. Come sempre saluto queste persone che mi hanno mandato un tweet e noi ci vediamo la prossima volta, che sarà il primo giorno del mio viaggio. Oh mio Dio, non vedo l'ora. Ciao! Roxy Rocks TV, Roxy Rocks TV, Roxy Rocks TV, Roxy Rocks TV. You are watching Roxy Rocks TV, watching Roxy Rocks TV.